Bentornate, nuovo video. Allora, oggi vi parlo delle mie Yankee Candle preferite, che poi tra l'altro sono quelle che io posseggo, perché comprare delle Yankee Candle che non ti piace l'odore mi sembra un po', insomma, un po' strano. Solitamente io le compro in negozio, quindi ho la possibilità e la fortuna di poterle strasniffare, quindi decidere se una profumazione fa il caso mio o no. Allora, le mie Yankee Candle preferite hanno tutte profumi di pasticcini, dolcini, marshmallow, biscottini. Non troverò, cioè non comprerò mai delle Yankee con profumo speziato, quindi solitamente io trovo ad esempio delle Yankee che hanno dei nomi vanigliosi, biscottosi, super dolciastri, poi vado ad annusare e sanno di cannella, perché ad esempio quelle che escono a Natale ci piazzano sempre la cannella dentro, mi hanno fatto un tipo, se non erro, marshmallow, mi ci sono lanciata come un'ape sul miele e alla fine, se non erro, c'era la cannella, un'altra aroma che non mi piacciono. Non mi piacciono gli agrumati, non mi piacciono quelle un po' marine, non mi piacciono quelle che stanno di svelto, di Chantecler o di detersivo per lavare a terra, insomma mi piacciono i profumi dolci in assoluto, quindi le mie Yankee sono tutte dei pasticcini. Oggi ho una candela accesa, eccola lì, la vedo, però quella è dell'IKEA che voglio terminare in maniera da riutilizzare il bicchierino che mi piace tanto e penso che non comprerò più candele dell'IKEA a meno che non siano bellissime da, diciamo, allestimento di interni, perché non hanno questa grande profumazione. Poi le Yankee io me le voglio gustare, quindi le accendo sempre il sabato e la domenica quando sono a casa. Poi la Yankee ha tutto un, diciamo, un lavorone intorno, perché se la accendi la devi tenere accesa almeno 3 ore, altrimenti ti fa il fosso al centro, cioè tutto un sistema per non farla consumare solo al centro e quindi per farla invece consumare in maniera piatta, dritta dritta, che scende dalla jar. Quindi comunque veniamo a noi, le mie jar preferite. Magari vi farò un video su come si consuma una candela ad hoc. Prima candela preferita è la Snowflake Cookie ed è una candela che io acquisto sempre e solo nel periodo natalizio. Direte voi, perché non la compri durante l'anno? Non la compro durante l'anno perché non si trova. Qui potete vedere dei biscottini decorati con una forma di cristallo di ghiaccio e poi ci sono delle palline di Natale, insomma non si vede bene. Se là lontano si vede il colore, ma penso che non si veda forse bene il tutto. Ovviamente è rosa e la trovo solo ed esclusivamente a Natale perché appunto è una candela di quelle che escono solo nel periodo natalizio. Solitamente io ne compro 2 all'anno, cioè a dicembre appena arrivano ne prendo 2, perché questa è proprio la mia non preferita in assoluto, perché ce le ho tutte e 3 sullo stesso livello, forse questa è un pelino più su, quindi di questa che io accendo spessissimo ne prendo 2, perché altrimenti durante l'anno, a meno che gennaio, febbraio non ci siano delle rimanenze oppure le tolgono e poi devi chiedere nello specifico ma non te le prendono eccetera eccetera, fatto sta che le trovo solo in quel periodo, di conseguenza faccio scorta a Natale di queste. Questa candela ha un profumo di Natale, ma neanche di Natale, ha un profumo di biscotti, di dolce, di pasticcino, ha quel profumo che quando esci, che ti posso dire, qualche giorno prima di Natale passi lungo la strada dove ci sono pasticcerie, bar, e senti tutti quei profumi di dolci, di pasticcini appena sfornati. E questo è, secondo me, per l'eccellenza proprio il classico profumo che ti riporta al Natale, ma neanche tanto, ovvero che, cioè, che ti riporta proprio al pasticcino, al dolce, non lo so, mi dà una sensazione di, mi sembra quando l'accendo di essere abbracciata da un mare di dolcezza, e quindi siccome io sono sempre a caccia di mare di dolcezza, vivo nel mio mondo rosa e ho sempre bisogno di qualcosa di dolce, questa per me è il top. Vi faccio vedere, questa l'ho comprata a dicembre, non vi ho fatto nulla, e ne ho un'altra che già si sta consumando. Non so se riuscite a vederla, questa è più, ed è uguale, sempre Snowflake Cookie, sono identiche, e
E niente, mi piace da morire. Oggi la volevo accendere perché solitamente io me le gusto il sabato e la domenica, perché l'altra settimana non ci sono. Accenderla quando torno a casa, tipo verso le 7, un po' non mi va, insomma, di impregnare l'aria troppo, perché poi magari dovrei fare un po' arieggiare, perché andare subito a dormire con la candela, con l'odore della candela, non so, mi sembra che l'ossigeno si consuma. E quindi poi si gelerebbe la stanza. Un po' anche perché la Yankee appunto ha bisogno di 3 ore per... deve stare accesa almeno 2 ore minimo per il top 3 ore, altrimenti poi quando si spegne si forma, cioè non si consuma in maniera diciamo precisa, quindi si forma quel buco al centro, il resto della cera resta sui lati, non si consuma più bene, quindi non scende più pari. Magari poi vi farò un altro video in cui vi spiego come far consumare in maniera ad hoc le candele della Yankee. Poi ancora un'altra profumazione che io compro sempre ed esclusivamente a Natale. Questa una l'ho finita, questo Natale non l'ho comprata. Cioè in realtà dissi vabbè poi torno perché ero carica, ero già bella pesante. Io le compro alla Coin e non l'ho comprata, e poi quando sono tornata ovviamente non c'era più. Quindi questa me la sto tenendo cara cara, ed è la... per ora sto consumando l'altra, tanto ne ho una doppia. Ed è la, appunto, la Christmas Cookie. Ovviamente anche questa Christmas Cookie a cosa ti può riportare? Allora, questa candela è bellissima. Questa candela è... avete presente? Vabbè, io non bevo latte, però... quando sciogli i biscottini in qualcosa di caldo, che non sia la cioccolata calda perché non odora di cioccolato, odora proprio del biscotto sciolto nel latte caldo. Quando, mi ricordo quando ero piccola, mi costringevano a bere il latte, era una tortura, e questo è l'odore proprio del biscotto. Tipo che ti posso dire, tipo il Colussi, il biscottino Colussi, oppure il biscottino al latte che tu sciogli nel latte caldo. È fantastica, ragazzi, questa candela. Lo so che, insomma, se la trovate ancora nei negozi, prendetela o quantomeno annusatela, e oppure segnatelo in agenda, planerizzate un'annusata a dicembre di questa candela, perché merita, merita, merita. Cioè io ora la sto sentendo in continuazione e al momento sento che mi piace più di questa, che ho appena detto che è la mia preferita, ma gli odori sono proprio... mamma mia che bontà! Cioè ti viene proprio fame, ti viene voglia di andare in cucina e impastare un dolce e smangiucchiare. Poi allora, altra candela che io ho, questa è la giara piccola. Questa è la Summer Scoop. Summer Scoop, ovviamente Summer ti riporta all'estate. Se riesco ad aprirla. Allora, questa candela è praticamente... l'immagine ti fa morire, non si vede. Cioè, non si vedrà mai. Vediamo se la mette a fuoco. Summer Scoop. Allora, praticamente questo è gelato ai mirtilli. Gelato ai frutti di bosco. Sì, gelato ai mirtilli e frutti di bosco. Ti viene... ti ricorda, almeno a me, questa candela, perché comunque gli odori ti riportano a delle emozioni passate, odori che hai già sentito, gli odori che ti piacciono. E a me questa candela mi riporta ai pomeriggi d'estate, quando esci, fai un giro in bici, oppure fai una passeggiata a piedi, lungomare, poi ti fermi in un baretto e... ti mangi quel gelato fantastico che al momento è buonissimo, è dolcissimo, senti quel mix di fragola, mirtilli, more, poi dopo c'è una sete pazzesca e dici ma chi me l'ha fatto fare? Nel mio caso neanche più quello posso mangiare, causa allergie, e quindi mi consolo con l'odore del gelato. Ragazzi, questa candela segnatela, anche questa Summer Scoop la trovate solo d'estate, quindi periodo primavera, fra un po' uscirà, primavera-estate. Sono un po' sfortunata sulle candele, perché ripeto, i profumi che mi piacciono o li trovo fantasticamente ma ne trovo pochi, oppure li trovo mescolati a profumi di cannella o ad altro, tipo ce n'era un'altra bellissima, marshmallow, non mi ricordo, forse c'era la cannella che detestavo, era molto speziato, poi ce n'era un'altra borotalcata, a me piacciono dolci, basta.
Poi, altra candela preferita, dai, non parlo da tanto. Altra candela, meno male che sono solo quattro tipi, uno da... altrimenti vi tenevo qua un'infinità di tempo. Cioè, descrivere un profumo non è facile, quindi venitemi incontro, perché io poi sono una chiacchierona. Allora, altra candela mia stra preferita è la Strawberry Buttercream. Ve la faccio vedere. Dall'immagine potete tranquillamente capire di cosa si tratta. Ovviamente panna e fragola. La metto qua così forse si vede meglio. Ovviamente panna e fragola è questo profumo. È fantastico. Mi sento drogata di panna, fragoli, dolci e biscotti, che oramai non posso più mangiare, quindi praticamente quando mi viene voglia sniffo e mi sento meglio, come se li avessi mangiati. Ragazzi, questo profumo è meraviglioso. Vabbè, io poi sono di parte, le ho scelte io, cioè sono quelle che mi piacciono, io non posseggo Yankee che dico sì, però questa non è fra le mie preferite. No, cioè per me sono tutte le mie preferite. Ho appena detto che la prima era un pelino più su, ho già cambiato idea con la seconda, la terza mi sta facendo impazzire. Anche questo mi riporta come pensiero sempre all'estate, magari più la primavera, appena escono le fragole, che tu le cerchi disperatamente. Da me non è facile trovarle perché insomma Napoli non è proprio il caso di comprare un prodotto del genere nella mia città, lo devi cercare al supermercato, devi trovare da dove viene, quindi insomma io solitamente compro le fragole provenienza spagnola, Spagna, perché quelle italiane non sai da dove vengono perché non c'è scritta la città, la regione. In ogni caso non parliamo di inquinamento, economia, eccetera eccetera, e dei guai della mia città, ma parliamo delle Yankee, quindi mi riporta alla primavera, a quando io compro le fragole, a quando me le mangio, che le adoro, sono buonissime, alla panna. Mamma mia, che bontà. E va bene, penso di avervi fatto venire fame con questo video, o quantomeno a me è venuta una fame pazzesca. E quindi vorrei andare in cucina a vedere cosa c'è da sgranocchiare, ma purtroppo per me non c'è nulla. Sono ancora in fase reintroduzione cibi, quindi non posso toccare quasi niente. E niente, ci vediamo al prossimo video. Voglio assolutamente sapere nei commenti cosa ne pensate di queste candele, se le conoscete, cosa ne avete, diciamo, come posso dire, che sensazione vi ha dato questo video? Avete deciso di assaggiarne una, o meglio, di sniffarne una? Avete deciso di andarla a comprare? Vi ho talmente coinvolto in questi profumi vanigliosi che siete d'accordo con me che unire gli aromi con la vaniglia non va bene? Lasciatemi un commento e fatemi sapere tutto. Voglio sapere se voi avete le mie stesse candele, le mie stesse Yankee. Voglio sapere se voi le utilizzate, se anche voi siete fissate come me e queste, avendo queste, le comprate solo a Natale, fate super scorta, o solo d'estate. E basta, con questo video io mi sono praticamente auto-influenzata, quindi domani sera, quando tornerò via da lavoro e passerò davanti alla Coin, andrò a fare un po' di sniffamenti e vedrò che cosa posso acquistare, così magari farò un video aggiornamento sulle mie candele preferite. Ciao ragazze, se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like e ricordate di attivare la campanellina. Baci baci, anzi mille baci baci.